Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi torna, grande richiesta, King Arthur Knight's Tale. Allora, come vi avevo detto, ci hanno mandato la chiave per il secondo atto che non possiamo mostrare e purtroppo i salvataggi non erano retrocompatibili. Questo vuol dire che abbiamo dovuto un attimo aspettare per appunto approfondire il secondo atto e poi per recuperare le missioni che avevamo fatto e arrivare esattamente al punto dove eravamo fermi l'altra volta. E qui infatti ci troviamo con il racconto di Sir Ivaine o Ivaine. Allora, è pressoché tutto uguale all'altra volta, ovviamente sono cambiate le armi, le musiche sono nuove, abbiamo dei tomi adesso, tomi che possiamo utilizzare, e la grandissima differenza è che non abbiamo con noi Sir Kay, perché finita la missione precedente, quella dove abbiamo preso Sir Hector, è uscita una missione in cui o potevamo scegliere di tenerlo con noi e perdere un boato di lealtà o mandarlo in missione, tra l'altro rischiando pure che venisse ferito, e quindi abbiamo deciso di mandarlo. Quindi questo vuol dire che affronteremo la missione con Dindrain, Balan e Sir Hector. Sono un po' preoccupato perché questo vuol dire che avremo tre combattenti da distanza, perché Ivaine, come vedrete, è un balestriere, e solo due fanti corpo a corpo. Speriamo bene. Vediamo Sir Hector. Tra l'altro è di livello 2 Sir Hector. Vediamo un po' come andrà. Di solito l'ho sempre affrontata con tre fanti corpo a corpo da mischia. Vedremo un po'. Sir Hector è molto potente, il problema è che ha solo un attacco. Wait. What's happening? I sense a dark whirlwind moving beyond an invisible veil. It's old. I've never felt anything like that. Oh, you poor souls. La Lady del Lago percepisce qualcosa di strano. Dice: dove vi siete andati a infognare? E infatti adesso scopriremo una cosa poco piacevole. Ehi, andava da solo. Allora, dobbiamo proteggere lui. Quindi tu vai qua. Come tutti gli arcieri, questa è veramente schiappetta. Beh, qui. Allora, Sir Hector, iniziamo con te, che tu sei super mega potente. Da qui non vedi niente. Ok, fuori uno. Potremmo anche rallentare questo. Poi tocca a te. Allora, in realtà tu hai l'Overwatch potenziato, quindi direi mettiamo di così. Defend yourself. Vedi? Mi pareva ci fosse l'abilità per avere due attacchi di reazione in Overwatch. Invece, allora, questo è morto. Morto. Adesso vediamo di eliminare anche quest'ultimo fante. Puoi fare un altro attacco? Allora ci pensa Sir Hector. E facciamo la conoscenza di Sir Ivaine. Wait, before you step any closer, tell me, are you real? Fermo, prima di avvicinarti, dimmi una cosa. Sei reale? Hai veramente delle maniere strane per ringraziare i cavalieri che ti hanno appena salvato. Because if you are real, then you should be worried. You were trapped here, just like me. Dice no, è che se sei reale, sei appena finito in una mega trappolona. Sei fregato, sei bloccato qui come sono bloccato io. Dice sì, fidati che sono reale. Però che c'ha di strano sta foresta? It's impossible to escape these woods. First it felt exhilarating. Now I'm getting all sore and hurt. Dice, ah,
Niente? È semplicemente impossibile abbandonare questa foresta? All'inizio lo trovo anche interessante, poi ovviamente alla fine uno si è leggermente annoia. E infatti qui, se dovessimo morire, non falliamo la missione, veniamo riportati in vita e dobbiamo riaffrontare nuovamente tutti i combattimenti. Siamo bloccati in un loop temporale. Chi sei esattamente che ci fai qui? I am Suravain, and I do what I always do. I'm trying to find adventure and maybe a lady to fall in love with. Sono Suravain e faccio quello che faccio sempre, ovvero cerco avventure e magari qualche damigella di cui innamorarmi. Dubito seriamente che una foresta del genere sia il posto dove trovare tutto ciò, soprattutto la damigella in pericolo. You might be right. This is my worst adventure. In more ways than one. Potresti aver ragione. Effettivamente questa è la mia peggiore avventura fino ad ora, per varie ragioni. Sei matto, Suravain? Che stai cercando esattamente qui? I wanted to find the presence that is haunting this old forest. Instead, I had to face my worst nightmare. Volevo eliminare la presenza maligna che regnava su questa foresta, invece mi sono ritrovato a dover affrontare il mio peggior incubo. E cosa sarebbe? Uno stregone? Una regina delle fate? My old nemesis, the wicked Sir Godfrey. La mia antica nemesi, il maledetto Sir Godfrey. Un semplice cavaliere è la tua nemesi? The only fight I've ever lost was with him. It was a long time ago and it still haunts me to this day. Literally, as you see. Sì, perché è l'unico combattimento che io abbia mai perso. E questo è successo tantissimo tempo fa, eppure ancora mi perseguita questo ricordo. Ah, stai scherzando, vero? Well, he can't be the real Godfrey, that's for certain. This knight has otherworldly abilities, and he's getting stronger every time I fight him. Diceva, sì, sicuramente non è il Godfrey reale, perché ha poteri soprannaturali e diventa più potente ogni volta che lo affrontiamo. Vabbè, praticamente qui skip perché se non finiamo più. Quello che scopriamo è che siamo bloccati appunto in questo loop, che non è altro praticamente del... This is my strangest adventure. But once in Britannia, I rescued a lion from a dragon, and he became my loyal companion for many years. Ok, dice, tu potresti pensare che questa sia la mia avventura più bizzarra. Invece una volta in Britannia ho liberato un leone da un drago, e questo leone poi è diventato mio amico, per mio compagno per moltissime avventure. Praticamente, dicevo, quello che è successo, siamo bloccati in questo loop che praticamente ha come sfondo appunto il peggior incubo di Suravain. Quindi finché non eliminiamo lo spettro che ha preso la forma della sua nemesi, non potremo uscire dal loop. Guardate qui che fighi i giganti. Tra l'altro, una cosa, la Suravain con la balestrella e la leontea lì, nice. Qui c'è gente poco raccomandabile. Ok. Ci sono una serie di mini boss che dobbiamo eliminare prima di eliminare il boss principale. Questo è uno di loro. Questo non è particolarmente pericoloso, bensì un po' rognosetto, perché quello che fa praticamente è chiamare dei fulmini che colpiscono il suolo, quindi ci obbligano a spostarci. Fortunatamente esiste il fuoco amico, questo vuol dire che eliminerà anche i suoi di soldati, non solo i nostri. Allora, ecco, una cosa nuova è che hanno aggiunto questa abilità, Piercing Shot, un attacco a distanza che infligge il 75% a tutte le unità, 75% di danno a tutte le unità che si trovano in fila. Un po' scomoda da usare, però. Ok, questo è buggato, non mi riclicca. For Camelot!
Mettili qua. Tu sei in una posizione che non mi piace per niente. Dagli fuoco, va. Christ on the cross. Ok. Adesso questa si pozza. Ecco, vedete? In queste tile, esattamente dove ci troviamo noi, adesso cadranno dei simpatici raggi mortali. Sfiga che solo uno è andato su quella tile. For honor. Meno male, metti di l'armatura. Ok, che Mordred è tank, però se facesse un po' più di danno non è che mi dispiacerebbe. Adesso Serector ha colpito quello lì, ma l'ha mandato lontanissimo. Mi fa automaticamente il secondo attacco. Dobbiamo spostarlo, Sirector. Non mi fa neanche salire dalla selezione di Vayne. Il problema è che se tu non lo uccidi, non mi conviene. Mi conviene, rallentiamo questa, non mi conviene perché poi me lo manda ancora più giù e questi due non ci arrivano a prenderlo. Ok. No, no. The Lord is my witness. Ah, ok, bisogna eliminare questi. Prepare to die. Ma un critichino no, Non lo prendiamo, mannaggia la miseria. The Lord is my witness. No, mettili in Overwatch. Tu vai qui. Questo muore carbonizzato, ma tanto lo uccidiamo prima noi. Ma da qualche parte lì, che schifo. Ma si è pozzato pure. Ok, però adesso dovremmo riuscire a farlo fuori, perlomeno a danneggiare. Senti, dagli fuoco, va. The Lord guides my hand. Ok, tu vai qua, ma tanto prima che arrivi. Niente, eh? Proprio niente e niente. The Lord is my witness. Ok, ma ora muori. Down with the vileness. Oh mamma mia. Time to feed the ravens. Dai. Meno male. I'm parched. Who's gonna pour me a drink? Ok. Guarda che belli. Cioè belli, evocativi. This is my lucky day. Questo c'ha le corna, quindi queste saranno state probabilmente le armate di mostri che abbiamo visto nel filmato iniziale. Equal shares to all. Bottina da dividere in parti uguali tra tutte. È strano. Chissà se combatteremo mai contro
una di queste creature. Non sarebbe male. I know. If this is my nightmare, what about these sweet animals? Trust me, you don't want to know. And hurry up, just in case. Dice, sì, lo so. Vi starete chiedendo se questo è il mio peggior incubo. Perché ci sono tutti questi animali tanto caruccetti? Vi assicuro che non lo volete sapere. E giusto per star sicuri, sbrighiamoci. Che diavolo? Devo andare a cercare su internet la storia di Siri Vane e vedere che problema c'aveva con gli animali. Allora, il prossimo boss, quello che dobbiamo eliminare qui, è un po' rognosetto, perché ha la cattiva abitudine di saltare in aria. Quindi va fatto fuori, lontano dai nostri soldati. Io la prima volta non lo sapevo. Dato una bella spadata e... Oh! Mira, dobbiamo riniziare tutto dall'inizio. I can see that. But I wouldn't worry. I always get into trouble and then sheer luck or my marksmanship will save my hide. Dice, sì, percepisco che il fatto che tu stia pensando che sono stato veramente incauto ad entrare così in questa foresta maledetta, ma come sempre sono sicuro che fortuna e la mia abilità da cecchino mi tireranno fuori dai problemi. C'è un sacco di gente e almeno due arcieri ho visto. Allora, time to feed the ravens. None can stand in my way. Vediamo un po'. Allora, da qui ci arrivi? No, ovviamente. Potrei usare questa, proviamo. Tendo a non usare questa abilità, perché con questa è vero che fa meno danno, ma abbiamo sempre una possibilità di critico. Mentre questa al massimo fa 11, ma qui potremmo fare due attacchi da 11 e fare molto più danno. Però volevo provare adesso nel caso del boss, se servisse a qualcosa. Ah, tra l'altro c'è una bellissima trappola davanti a noi. Nice. Ok, e me lo rallenti pure, in modo tale che non ci arrivi in bocca il prossimo turno. Fai fuori starciere, please. Dai! Via. At your service, my lord. Son of a... Lo sapevo che tirava a quello, non c'ha niente d'armatura. Ma è pure barricato. Ritirati pure te. Charge. Via. Pure starciere. Messo là dietro. One down. They all die the same. Ok, mettiti qua davanti da tirare il fuoco nemico. Bravo. Ok, dobbiamo far fuori qualcosa. Salta in aria. For my Camelot. Vai qua. Bomba.
c'ha l'armatura esplosiva. Your command? Botta. Perfetto. Mazza, tu non lo prendi da nessuna parte quello? No, ho sbagliato. Ho sbagliato perché mo quello lì. Vai qui in copertura, no? Meno male. Ho fatto un errore madornale perché ho avvicinato il mago. Certo che. For king and country. No mercy for the wicked. Posto scomodo quello lì, non lo poteva cercare. Diamogli fuoco. Defend yourself. Down with the vileness. Ah, meno male. None left standing. Fastidioso. No, guarda che belli aggeggini qui. Simpatici attrezzi di tortura. Ah, fun fact. A quanto pare, la venere di ferro, quella sorta di strumento di tortura. A shrine. Un tempio, aspetta. Che fa questo? Cura l'HP. Sì, usalo. Sì. Dicevo, la venere di ferro, la venere d'acciaio. Quello strumento di tortura a forma di donna, appunto. Che si apriva in stile armadio in cui. Quanto pare mettevano in mezzo la gente, no? Per essere fatta fuori malissimo. In realtà non esisteva, non era, come molti altri strumenti di tortura, un vero strumento di tortura. È invece una creazione. Mi sarei dimenticato qualcosa dietro. È invece una creazione, mi pare fine ottocentesca, per creare orrore nelle case del terrore. Quindi sappiate, quando vedete una venere di ferro, che non è mai stata utilizzata. Mi pare ci fosse una roba qui. No? Ok. Mi ricordavo che c'era un cadavere sulla spiaggia. No. Allora, dove dobbiamo andare? Qui. No? Qui, qui. Passaggio. No, c'è l'uscita. Allora, ci manca un boss, un mini boss. A holy place. Che fa? C'è il sangue, non promette niente di buono. Ah, ricevi una ferita. Ciao. Ciao, ciao. Beh, 13 monete non è proprio una giusta ricompensa. Ecco, un'imboscata. Dice, aspetta, aspetta, questo posto me lo ricordo, deve essere successo qualcosa qui, qualcosa d'eccitante. Ah, ok, no, era un'imboscata, sorry. Ecco. E questa è un po' una rogna, perché siccome abbiamo solo due cavalieri, non possiamo coprire tutti i fianchi, quindi direi, iniziamo a far fuori sta gente. Rallentiamo questo. Ok, vattene. Tu uccidi questo. Vattene. E tu vai qui. Tu rimani qui. E speriamo bene. Easy. For Avalon. Uno
Uno di voi due riesce a prendere quello. Olè. We are victorious. Guardate che bello il livello di dettaglio anche sugli scudi, sui tessuti. È veramente, veramente incredibile. Guarda qua, guarda quante freccine. Avanti! Vediamo un po' che c'è qua dietro. Niente, ci siamo venuti prima. Qui c'è un focolare che direi che non ci serve. Qui, ah ok, qui c'è l'altro boss. Questo è un po' rognosetto perché crea un totem che lo cura. E bisogna distruggere il totem che però di solito crea dietro, lontano ovviamente dalla nostra portata. Fammi iniziare da qui. Ok. Allora. Your command? E qua. Vai qua. Ready. E voi dietro le mura. C'è un arciere. Your Highness? Ma in teoria da dietro le mura non dovrebbe rompere più di tanto. I am here to serve. Ah, però devi ucciderlo. Vabbè, secondo colpo. Diamo una botta a questo. Botta a questo. Anzi avanza un po'. Eccolo. Che ci ha tirato? Coltellino? Tu scappa proprio cannone di fuoco e ti metti in Overwatch. Tu tira una bomba a questo, rallentami questo, tu per favore uccidi questo. Fate. Tu è qua, attira questi due, eh? Vediamo un po' se funziona. Il nostro escamotage. Ecco, ha creato sto totem. Bene, almeno uno l'abbiamo attirato. E... I kill in thy name. Grazie, uccido in suo nome. Bisogna far fuori. Non mi pare che torni a crearlo, però potrei sbagliarmi. Speriamo di no. Perish. Si è abbassato l'infame. Poi solo per alzare lo sguardo e trovarsi la spada di Mordred davanti ai dentini. Okay. Riesce a beccarlo? Perfetto, vai qui che c'è quell'arciere che proprio non mi piace, messo lì. Dagli fuoco,
non ci arriviamo col fuoco. Non diceva? Oh, guarda le trappole! Ci siamo proprio passati intorno. For the Lord Almighty. Niente, purtroppo con lui non ci arriviamo. Ancora quel coltellino. Power and glory. Lancia una bomba nucleare. Ok. Down with the violence. Vai, critico, eh. Basta. Vai. Perfetto. Mi è rimasto solo l'arcerino lì. Caro amico mio, power and glory. È giunta la tua ora. Oh, che fanno? Ah, perché sto muro è altissimo. Dalla dietro sembrava più basso. Ma non serve a niente perché siamo riusciti a farlo fuori lo stesso. Un'altra tacca sulla mia spada. Vediamo un po' che loot c'è. Qui, eccolo qui. Uno scrigno. No, una staffa. Un'armatura. Soldini. Non c'è niente. Ok. Se non erro, ci manca solo il boss finale, e lì c'è giusto un focolare per riposarci e recuperare armatura qui. Ok, dice: ho assediato città, ho salvato damigelle in pericolo, e sai che lo rifarei senza pensarci due volte. E la mia domanda è: chi tra i nostri compagni di viaggio te lo ha chiesto? Forse sta giustificando il fatto di finire sempre nei casini. Ok, dobbiamo esplorare lì. Guarda che si vedono i giganti anche sulla mappa. Dobbiamo esplorare alla ricerca di loot. Ecco, un'altra cosa nuova che hanno introdotto è il loot nascosto, ovvero qui per esempio potrebbe sembrare non ci sia niente, ma avvicinandosi potrebbe apparire un sarcofago, sì, un sarcofago, un forziere. Quindi adesso dobbiamo assolutamente esplorare tutto quanto per essere sicuri di non lasciare niente. Vedete? Hai visto? Detto fatto. 129 monete dal nulla. Esploriamo tutto. Che paura! I must confess, I could never refuse the lure of romance. Ah, signore, vediamo un po' chi c'è qui. It caused me much trouble in the past, so I decided to avoid romance. And then what, strange? I don't remember this old man from all my previous attempts. Careful, you'll scare away these ancient stones, and don't want that, do we? Dice: ah, che strano, non mi ricordo questo uomo dalle mie precedenti avventure in quest'area. Dico: attento, stai spaventando queste antiche rocce e noi non vogliamo che si spaventino, vero? Sei reale o sei un'illusione come tutto il resto? What if I tell you that I am both? E se ti dicessi che fossi entrambi? Sei sicuramente un sogno, sei sicuramente reale, in questo caso sicuramente avrai qualche conoscenza, qualche informazione da condividere con noi. Let me tell you this: when the gods of the old faith sailed this ocean, they often found refuge this. Vale, praticamente dice che questa era quando gli dei della vecchia fede se ne andarono, passarono a questa parte. Questo era il regno della dea degli incubi del sogno, e nonostante sia scomparso ormai da tempo,
è rimasto comunque l'ego del suo potere, e questo ego del suo potere ha fatto sì che appunto l'incubo di Sir Ivain diventasse reale e attivasse questo loop, e l'unico modo appunto per uscire dal loop è uccidere. L'incubo cura la vitalità, non ci serve. E qui c'è Stonehenge. That's Sir Godfrey. Eccolo, Sir Godfrey. Nemesis. I've tried to defeat him countless times with no success. Non si capisce se quell'anziano eremita sia Merlino o meno. Ok, adesso il problema è che so un casino di soldati. Mi pare due o tre arcieri. Ma dove vai qui? Perché tanto. Allora, gli arcieri sono lontani, quindi possiamo iniziare a far fuori questi. Vattene. Bravo. Ste veramente tira certe minelle. I got one. Non mi ricordo se è lui che poi ha l'abilità che permette di utilizzare, di diminuire i punti azioni necessari per usare quella sfera di energia, quella sfera di mana, in modo tale da poterla utilizzare più volte. Il problema invece di Sir Godfrey è che ha tipo 14 strati di armatura. Guarda qua. Cioè, tra l'altro bellissimo con la mazza di Sauron. Belle anche queste statue. Allora, 1, 2, 3. Che bellezza. E già stanno qui. Siamo in qualche modo. Non ci arriviamo neanche. Allora, Overwatch. Overwatch. E tu. Spara questo. Allora, rimani qua. Metti di qua. Guarda, se mi fai fuori quell'arciere mi fai veramente felice. Ok, uno in meno. Purtroppo questo non lo vediamo e questo ci farà male. Onwards. Defend yourself. Allora, dove è qui? Uccidi questo. Indebolisci questo. E adesso balanza la tua abilità speciale. Armatura al massimo. Perfetto, adesso. Your Highness. Johannes. Your Highness. Ammazzami questo. Due, perfetto. Dove è andato quell'altro? Dietro l'altare, maledetto. Tu, qui che fai solo soletto? Vattene proprio velocissimissimamente. Non ci arrivi là dietro, vero? No. Ora tiro a questo. Ouch. At your service, my lord. Bene. Hector. Mazza. Non l'hai fatto fuori. Vediamo se lei con le frecce. Ottimo. Bene. Questo critico. Sì. Ho chiamato.
Basta. Ah no, devo cliccare qui perché sennò non funziona. Ouch, ouch, ouch. Un po' a te e un po' a te, così non vi litigate. Grazie. Non è servito. No. La bombarda così, così Rector. Ok. Adesso. Vai. Olle. GG. What an adventure. Thank you for helping me out. Quello che ha detto non è lo stesso che c'è scritto. Ci ha detto che avventura, grazie per avermi aiutato, e qui c'è scritto l'incubo è finalmente finito, posso percepirlo, grazie per avermi aiutato. Quindi si trattava di questo tutto il tempo? Sì, ce l'ha detto dall'inizio. Usually it's all about me, I'm afraid. Ce l'ha detto, sì, normalmente si tratta sempre di me. Ok, spero che questo ti sia servito di lezione, e tu abbia appreso qualcosa da questa avventura. Definitely. I've learned that sometimes it's wiser to drag along others with you. Sì, certo, ho imparato che a volte quando ti ficchi in questi casini è meglio portare qualcuno con te. Ah, sei senza speranza. Ma immagino che ti vedrò presto. Esatto, vieni con noi. Victory, un'altra missione portata a casa. Andiamo alla ricerca di loot. Qui c'è uno scrigno, guarda che bello. Sembrano tipo elfi, ma c'hanno sta cosa negli occhi. Qui? Qualche cosa nascosto? Non abbiamo preso neanche ferite. Spero che Sergei non si sia danneggiato in missione. Qui c'è altro? Non mi pare, no? Solo un sacco di scheletri. Bene, torniamo a casina. Vediamo chi è salito di livello. Sì, è salito di livello. Vediamo un po'. Ma un sacco di roba. Oh, ok, dice un misterioso druido ha chiesto per un'udienza e la cosa che mi è mal di testa è ancora una volta Sir Rector ha portato in vita il suo incantesimo, ha portato in vita i non morti, ha risvegliato anche un potente saggio e mago e stregone. Ovviamente adesso girano in mezzo alla foresta facendo casino. Sir Rector dovrebbe pulire il casino che ha fatto. Prende più 100 di esperienza, ma se ne va per una missione. Beh, Sergei è tornato e non ha ferite, per cui... Scegli un altro cavaliere, no. Lascia andare il druido, no, facciamo questo. Ok, Sir Rivine si è unito alla corte. Allora, Mordred, salito di livello. No, questo non ci interessa il danno da Overwatch. Questo... Ottieni 2 punti di vita per ogni colpo. Ok, sì, facciamo questo. Ad armi come stiamo? Niente, ad armatura. Più uno d'armatura e più uno movimento. Sì, tu sei tank, hai bisogno dell'armatura più pesante. Oh, questo trinket? No, questo va all'arciere. Poi Sergei, solo un puntino. Sarà troppo? Allora, abbiamo sbloccato questa abilità, corpo mortale, potremmo potenziarlo. Eh sì. Aumentiamo il danno. Più uno di danno, ma perdi in armor shredding. Direi di no. Questa. Sì. Molto di più. Allora, no, questo no. Questo sì. Danni aumentati per uno quando utilizziamo questa abilità. No. Ottiene più uno di più in movimento. Se prendiamo questo. Però puoi prendere pure questo qui. Beh,
gli attacchi a distanza. Ah, però solo quando stiamo dietro la copertura. No, li lasciamo. Che ci abbiamo? Danno massimo. Tre movimenti. Tre punti di movimento all'inizio di ogni turno. Boh. Prendiamolo. Tu, questo è pressoché uguale. Strike. E questo. No, fa più di due danno. No, no, no. Armature, niente. Trinket. No. Te puoi essere potenziato? Sì. Potremmo potenziare questo. Oh. Distrugge anche il 10% dell'armatura. All'inizio di ogni incontro ottiene 7 punti d'armatura che protegge solo dal primo attacco. Questo non è male. Aumentiamo il danno. Aumentiamo il danno. Vabbè, è solo una tile questa. Hanno implementato anche questa qui che alita nelle cuffie. Non so se la sentite. No, aumenta il danno minimo. Beh, oddio. Questo è sempre fuori da corpo a corpo. Sì, mettiamo sta staffa. No. Questo. No. Questo lo puoi prendere te. Tanto c'hai niente di meglio. E andiamo a vendere questo, che tante maghi non ne prendiamo. Questo teniamolo per adesso, queste le teniamo, anzi questa la vendiamo, queste li vendiamo, ok. Bene, e direi che possiamo terminare qui questo nuovo episodio. Abbiamo sbloccato una nuova missione qui proprio attaccata al castello di Camelot, ma la vedremo nel prossimo video. Oggi terminiamo qui e come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat, questo era Rare 2 Night's Tale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!